L'acqua è una grande risorsa, credo che la nostra è una regione, bisogna ricordarlo, che ha nella risorsa acqua un bene prezioso che bisogna utilizzare al meglio. Nel corso degli anni dell'immediato dopoguerra, attraverso l'intervento straordinario, sono state realizzate opere, impianti irrigui di grande importanza, di grande valore, sia per uso civile che per uso agricolo ed industriale. Ora però bisogna partire da un dato, dal fatto che nel corso degli ultimi 20 anni noi abbiamo avuto interventi che sono stati sconnessi l'uno dall'altro e che in molti casi hanno determinato la realizzazione di opere non fruite, non fruibili ancora. Penso alle grandi dighe, ad Almenta, al Metramo, per le quali sono stati investiti centinaia di milioni e milioni di euro e che non vengono utilizzati. Nei prossimi giorni riattiveremo i lavori per quanto riguarda una di queste due dighe al Mente, successivamente anche per l'altra, perché stiamo mettendo a punto una strategia di completamento delle incompiute. Così per quanto riguarda l'Alto Esaro, il Melito, cioè abbiamo un quadro di investimenti realizzato che non ha prodotto efficace utilizzazione delle risorse, o meglio utilizzazione proprio della risorsa idrica. Ora appunto bisogna lavorare perché questa risorsa, l'acqua, sia pienamente valorizzata. In questo senso abbiamo definito un programma, siamo per costituire un gruppo di lavoro tecnico qualificato che ci dovrà consentire di porre attenzione a questo problema, di avere un quadro della situazione dal quale partire e per consentire un'azione di governo, di utilizzazione delle risorse disponibili per recuperare all'attività agricola produttiva importanti aree della superficie agricola utilizzabile della nostra regione, per razionalizzare anche sul versante dell'uso civile l'acqua. Abbiamo posto questo problema al centro del confronto con il governo per la definizione del master plan, del patto per la Calabria, e non a caso, perché riteniamo che assieme al problema del territorio, del dissesto idrogeologico, quello dell'acqua è un grande tema, perché l'acqua è una risorsa di cui dispone la nostra regione e che non è pienamente utilizzata. Beh, un'iniziativa importante perché mette al centro questo bene comune che è l'acqua, ma soprattutto il tema di questa giornata mondiale che si realizzerà domani 22 marzo pone proprio l'acqua e l'occupazione. Noi siamo una regione che ha grande potenzialità nell'agricoltura, nel cibo di qualità, che ovviamente serve acqua di più e acqua di qualità, ma abbiamo anche bisogno di creare occupazione vera per i nostri giovani, e abbiamo stimato che se l'obiettivo, diciamo, riconfermato anche oggi, insomma, in questa discussione alla presenza del Presidente Oliverio, è quello, diciamo, di irrigare 3-4 volte in più di quello che irrighiamo ad oggi, significa anche mettere sul campo, diciamo, un obiettivo di 100.000 posti di lavoro tra diretti e indiretti, tra l'agricoltura, i consorzi di bonifica e tutto quello che ruota nella lavorazione e la produzione del cibo. Una strategia ovviamente importante che va nella tutela di salvaguardare questo bene comune, ma anche di farlo diventare strumento per occupazione vera. Come rispondete alle critiche che sono arrivate in queste settimane dai sindacati, da altre organizzazioni professionali sulla governance dei consorti? Beh, noi comprendiamo che chi è minoranza o chi ha rifiutato, diciamo, di misurarsi in una competizione democratica, insomma, possa, diciamo, non parlare bene dei consorzi di bonifica. Lo mettiamo in conto tutti i giorni, ma non rispondiamo perché sappiamo che è una polemica sterile, insomma, da parte di chi ovviamente, diciamo, sente, diciamo, forse in ritardo, come dire, la preoccupazione, insomma, che non sta dentro un percorso di rigenerazione, insomma, e di innovazione dell'agricoltura vera. Per quanto riguarda i sindacati, insomma, noi apprezziamo il lavoro che
fanno nella rappresentanza dei loro interessi, però diciamo che non ci stiamo certamente ad utilizzare le persone che lavorano nei consorzi di bonifica come scudi umani per chiedere a mamma regione finanziamenti tout court. Insomma, noi il Presidente Oliveri oggi ci ha ricordato che finanziamenti non ce ne stanno per la gestione, ma ci stanno opportunità per gli investimenti, e ovviamente noi ci auguriamo di accompagnare alla pensione, diciamo, chi lavora nei consorzi di bonifica, ma così vale per le aziende agricole, ma dobbiamo anche avere con chiarezza che dove possiamo innovare con tecnologia, telecontrollo, diciamo, e quant'altro, insomma, forse si creerà qualche posto in meno di lavoro, insomma, se non ampliamo la superficie irrigabile. Ecco perché noi parliamo di più 100.000 posti di lavoro e non di mandare a casa nessuno, ma lo dobbiamo fare tutti insieme con una strategia, con una visione che mette al centro l'agricoltura, le imprese agricole, la produzione di cibo, quindi gli interessi generali. Beh sì, la questione dell'acqua stamattina l'abbiamo tracciata velocemente, ma noi stiamo dibattendo questa materia da tanto tempo ormai, quindi quello che è uscito dall'Expo, chiaramente che noi stiamo, diciamo, impegnati sul minor spreco dell'acqua, perché abbiamo detto, abbiamo capito stamattina dalle cose che abbiamo detto, che noi dobbiamo cercare di sprecare meno questa acqua, nonostante la regione Calabria è una regione ricca di acqua, però noi siamo impegnati fortemente a questo discorso. Con la regione Calabria giustamente noi stiamo interloquendo, perché tutti gli impianti, come voi sapete, tutti gli invasi sono di proprietà della regione, noi come consorzio di bonifica li gestiamo, noi siamo, diciamo, dobbiamo per forza di cose collaborare e interagire con la regione. Stamattina il governatore, avete ascoltato, diciamo, ha detto che praticamente anche la regione sta dibattendo in queste, c'è un tavolo aperto, una discussione aperta su questo argomento per far completare gli invasi più importanti della regione Calabria che sono rimasti un po' indietro, e anche per sistemare le adduzioni, quindi per cercare di rifare un look a questi impianti che ormai hanno una certa data, e per cui questo depone bene per il prossimo futuro, perché noi abbiamo tante potenzialità. Abbiamo ascoltato stamattina, a fronte di 87.000 ettari attrezzati per l'irrigazione ne irrighiamo solo 30.000, quindi abbiamo ancora un margine di altri 60.000 ettari che potrebbero andare in funzione. Quindi tutto questo significa occupazione, significa altro cibo, significa esportazione, significa anche altra, agricoltura di qualità, che potrebbe determinare, già oltre ad oggi che siamo già, stiamo mantenendo questo trend, però potremmo aumentare questo trend di occupazione e di agroalimentare in Calabria. Presidente, questa è l'occasione per parlare del lavoro svolto dai consorzi di bonifica, e quindi ritengo anche l'occasione per rispondere alle critiche che sono arrivate in questa settimana sulla governance da, per esempio, Confagricoltura o le organizzazioni sindacali, date le vicende che riguardano anche il lavoro di molti dipendenti. Beh, guardi, io le posso dire solo un dato, io non voglio entrare in polemiche con nessuno, perché io faccio il presidente del consorzio e quindi sicuramente non sono abilitato a fare polemiche o a fare altro. Io posso dire una cosa con certezza, questo sono dati che poi li possiamo anche, sono dati computabili. Beh, io quando non ero nei consorzi di bonifica, e quindi mi riferisco fino a 10 anni fa, gli agricoltori calabresi avevano l'acqua un giorno ogni 5 giorni. Beh, da quando ci siamo impegnati, da quando i consorzi di bonifica sono guidati da amministrazione di agricoltori, vi posso assicurare che l'acqua ce l'hanno tutti i giorni e ce l'hanno con grande continuità. Poi tutto il resto, insomma, non è compito mio, parlare di queste cose, ma credo che, a noi interessa questo aspetto, l'agricoltura, e infatti i fatti lo dimostrano. Stiamo facendo, noi la Calabria è entrata a fare agricoltura di qualità, proprio perché per fare agricoltura di qualità ci vuole l'acqua costante e continuativa.